Radio Radicale, siamo con Andrea Romano del Partito Democratico, che potremmo definire l'uomo della discordia, perché in questi ultimi due giorni di dibattito parlamentare è finito un po' in tutte le polemiche, anche nel question time di ieri. Oggi però, diciamo, Andrea Romano è balzato agli onori della cronaca per aver risposto a Luigi Di Maio, che diciamo, è tornato a definire Radio Radicale come Radio Soros. Allora, ci spiega che cosa ha scritto Di Maio e che cosa gli ha risposto? Come lei ricordava, non è la prima volta che Di Maio e i 5 Stelle usano questo epiteto Radio Soros nei confronti di Radio Radicale, e le parole sono pietre. E noi dobbiamo ricordare anche in questa occasione che la campagna contro Soros è, diciamo, la nuova etichetta dell'antisemitismo contemporaneo. D'altra parte è il modo in cui viene usata questa etichetta in altri paesi d'Europa, dove la destra radicale, penso all'Ungheria, penso alla Polonia, penso alla Le Pen in Francia, penso alla Lega in Italia, penso a Fratelli d'Italia, non potendosi definire antisemiti, perché diciamo sarebbe eccessivo, prendono di mira colui che è considerato del tutto impropriamente il nuovo emblema del complesso giudaico, massonico e finanziario, ovvero Soros. Io non voglio difendere Soros in quanto tale, che ha avuto una vita, come dire, rispettabilissima. Ricordiamo che è stato perseguitato dai nazisti, che è fuggito dai paesi del socialismo reale, che ha finanziato con le sue, diciamo, attività iniziative importanti come la Open University, ha finanziato il dissenso nei paesi dell'ex mondo socialista. Ma al di là di questo, dobbiamo ancora una volta spiegare agli italiani che dietro l'antisorosismo c'è l'antisemitismo. E Di Maio e i 5 Stelle, che a chiacchiere si definiscono di sinistra, ma nella pratica riprendono e rivendicano i peggiori epiteti dell'antisemitismo contemporaneo. Anche su questo c'è una gara con la Lega, una gara a chi è più di destra, una gara a chi è più intollerante, una gara a chi è più razzista e in questo caso una gara a chi è più antisemita. Quindi, per tornare a Di Maio, le parole di Di Maio non sono solo un attacco a Radio Radicale, non sono solo un attacco alla funzione fondamentale che Radio Radicale svolge per garantire la trasparenza della politica, la trasparenza dei lavori parlamentari, l'informazione sulla discussione politica che c'è in Italia, ma con questo epiteto riprendono e rilanciano la bandiera dell'antisemitismo in Italia. Io credo che sia qualcosa da condannare molto duramente da parte di tutta la politica italiana, di sinistra e di destra. Però insomma Salvini è stato, diciamo, molto più democratico nei confronti di Radio Radicale, almeno questo lo possiamo dire. Sono d'accordo con lei, poi venuti al dunque, per l'appunto, quando si è trattato di votare in Parlamento un provvedimento in grado di garantire, purtroppo con risorse più limitate che in passato. Noi del Partito Democratico volevamo garantire le stesse risorse, e noi non siamo del Partito Radicale, siamo del Partito Democratico, però crediamo che Radio Radicale svolga una funzione importante. Però quando in Parlamento si è trattato di garantire la sopravvivenza di Radio Radicale, almeno la Lega ha fatto la sua parte, ha votato quel provvedimento. 5 Stelle no, hanno provato 5 Stelle. Ricordo il vergognoso impegno di Crimi, sottosegretario con delega alla stampa, il vergognoso impegno di Crimi per far chiudere Radio Radicale. Non ci sono riusciti, perché per fortuna in Parlamento si è creata una maggioranza diversa, almeno su Radio Radicale, e continuano la loro campagna, una campagna vergognosa. Vergognosa per le parole che citavo poco fa, e vergognosa anche perché il loro intento è di chiudere uno strumento che garantisce trasparenza. Alla faccia dello streaming, mi viene da dire. 5 Stelle, appena arrivati in Parlamento, annunciarono trasparenza e streaming per tutti, sono diventati la forza politica che persegue con maggiore energia la censura sui mezzi di informazione. Un'ultima questione, una questione più politica. Lei che cosa ne pensa dell'intervista, della lettera oggi di Conte a Repubblica? L'ha letta? Se la avviciniamo anche all'intervista di D'Alema, lei, facendo uno più uno, che dire? Guardi, credo questo. Vabbè, Conte un pochino mi imbarazza come italiano, lo confesso, perché è un Presidente del Consiglio che non sta veramente controllando l'attività del suo governo. C'è un gioco delle parti tra Lega e 5 Stelle e Conte. Sui giornali sembrano bastonarsi, un po' come i burattini, appunto le marionette della nostra infanzia, che si davano bastonate finte sulla testa. Nella realtà vanno d'amore e d'accordo. Basta guardare a cosa succede in Parlamento. In questi giorni il Partito Democratico ha chiesto con insistenza ovunque, in aula, nelle commissioni parlamentari, che Salvini venga in aula, venga di fronte al Parlamento, riferisca al Parlamento sul cosiddetto scandalo russo, per dire agli italiani come stanno le cose. Il presunto scandalo. Scandalo russo. E noi vogliamo sapere, non abbiamo la verità in tasca, vogliamo che Salvini venga in Parlamento per spiegare, per dire come stanno le cose. Abbiamo chiesto questo, non è una cosa imbarazzante, un ministro chiamato in Parlamento è prassi normale.
L'abbiamo chiesto noi, Forza Italia non si è associata alla nostra richiesta, la Meloni non si è associata alla nostra richiesta, quindi le cosiddette opposizioni non si sono associate alla nostra richiesta. I 5 Stelle a chiacchiere sui giornali dicono sì, sarebbe giusto che Salvini andasse in Parlamento, ma in aula, in Parlamento, non hanno detto una sola parola per sostenere la nostra richiesta di un'informativa nei confronti del ministro Salvini. Ricordo anche l'attività di questi giorni in Commissione Affari Costituzionali e Giustizia, Commissione Congiunte, dove si sta esaminando il cosiddetto decreto sicurezza bis. Siete ancora fermi lì? Siamo ancora fermi. Il Partito Democratico, insieme, devo dire, a Più Europa e a Maggi nello specifico, sta conducendo una battaglia di opposizione molto coraggiosa, molto impegnativa. Lega e 5 Stelle vanno a braccetto come una falange armata, metaforicamente armata, in quelle commissioni per garantire che il decreto sicurezza bis vada avanti, ma soprattutto senza dare nessuno spazio alla nostra richiesta affinché Salvini venga in aula. Utilizzo la vostra ospitalità per ribadirlo. Salvini deve venire in Parlamento. Oggi Salvini in un'intervista ha detto di fatto me ne frego di cosa dice il presidente Fico, che Fico il quale ieri aveva chiesto a Salvini che recepisse la richiesta del Partito Democratico. Anche queste parole, anche questo disprezzo nei confronti del Presidente della Camera, che non appartiene al PD, ma è il Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Si è mai sentito un Ministro degli Interni così sprezzante nei confronti di una richiesta normale del Presidente della Camera? Mai era accaduto. Salvini continua a bastonare le istituzioni democratiche, continua a comportarsi come un despota e continua a non avere il rispetto degli italiani, non del PD, degli italiani e del Parlamento della nostra Repubblica, di fronte al quale dovrebbe venire per raccontare la sua versione dei fatti sui presunti accordi con la Russia di Putin per finanziamenti alla Lega. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Andrea Romano, insomma, nella speranza che non torni ancora protagonista delle polemiche parlamentari. Lo spero anch'io, grazie a voi.